grazie per la vostra partecipazione, anche per la vostra pazienza, se siete qui dalle 6:30, quando mi sono detto che cominciava questa piccola chiacchierata tra di noi. È la prima del regno delle due Sicilie Vittorie. No. 10, 20, 30. Perché qui siete in 25? No, scherzo a parte. È una provocazione, chiaro. Questo è uno dei motivi della debolezza del mondo venatorio. Mi alzo così magari. Questo è uno dei motivi della debolezza del mondo venatorio. Che il mondo venatorio non è la massa dei forestali di cui voi avete sentito, scioperi, proteste, eccetera, perché lì c'è il male. La politica trova i 18 milioni di euro necessari per tamponare intanto le giornate che ancora mancavano ai forestali e anche il resto per dar loro la giusta dignità, il giusto lavoro che loro spetta o non spetta, ma questa è una materia che a me non compete. Perché lì c'è il pane, c'è la famiglia, c'è il lavoro, c'è il futuro, no? La caccia è una passione, la caccia è uno sport. E il cacciatore è persona pura. Io sono il cacciatore, ho 40 anni di vita. Provengo da un mondo dove l'attività venatoria ha senso lavorare in un'area. Vengo dalla Federazione Siciliana della Caccia e il periodo quando la Siciliana della Caccia è veramente di diritto pubblico, siamo anni 80. Il cacciatore è stato sempre il fuoco di un'impresa. Il cacciatore non gli frega un mondo, non ti interessa solo perché la coperta di spalle, per la strada la caccia un po' di momento, cosa succede? Succede. Appena finisce la caccia, i 5 mesi, insomma, magari hanno un muriato, quello che è, perché vedi, non c'è nero, ora la punti, tutto quello che vogliamo. Poi finisce la caccia, in qualche modo c'è un fisico di stanza, quando si vede la caccia ricomincia la fibrillazione. E non è tutta colpa del cacciatore, è vero. È colpa anche dell'erotismo. Non ha fatto altro che cominciare a costruire l'oblio del cacciatore, la dimenticanza del cacciatore nell'ambito politico, nello scenario politico, laddove si fa battaglia per fare in modo che al cacciatore sia rispettato, cioè che al cacciatore spetta, e per il quale paga, perché paghiamo 84 euro, cosa avete di nazionale? Ma la tassa regionale viene appositamente chiesta come doppia tassa, io lo sapete. Dico, faccio una citazione latina ma non me ne vogliate, ne bissi idem, cosa significa? Non ci possono essere due cose per la stessa cosa, a meno che la legge non deroghi. La legge deroga, 50 quelle che farà, salvo ne fai 600, come dice lui, si sono fatti il mazzo nel raccogliere questo, nel fare tutto quello che è. Mandano regolarmente i piccioli a Palermo per quanto riguarda la tessera associativa che è abbinata all'assicurazione. Io sono un sostenitore della separazione delle due cose, no? Vediamo se l'associazione noi la svincoliamo dall'assicurazione, perché l'assicurazione, ben sapete, ve la potete fare dove volete, no? Non necessariamente è un'associazione venatoria, ma potete fare all'INA, la Sevalia, i Generali, la XA e quant'altro, e vi costerà molto molto meno, perché l'assicurazione fatta dalle associazioni venatorie deve caricare la quota che va al nazionale, la quota che va al regionale, la quota che va al provinciale, la quota che va al sezionale, no? Perché questo è il modo di sopravvivere dell'associazionismo venatorio. Carissimi amici, grazie e accomodatevi. Il governo Crosetta potrebbe cadere o comunque va verso la fine della legislatura e quindi si spondono un disegno di legge, perché da 18 anni non si è fatto nulla, e poi parleremo velocemente anche di questo. Ma in questi 18 anni, dal 97 al 2015, quanto sono 18, mi funziona il cervello, no? Sono 18 anni dal 1997, quanto data la legge regionale 33, al 2015, quindi questi 18 anni che cosa è stato fatto? Per il cacciatore, in riferimento a ciò che al cacciatore interessa. E che cosa interessa al cacciatore? Ci interessa l'ambito unico? Ci interessa l'ambito unico e una presa in giro? Attenzione, io parlo con verità, poi chi ha da contestare, che da contestarmi lo faccia, siamo in democrazia, ma a me piace dire le cose con verità e vi spiego perché. Ma cosa interessa al cacciatore?
una improbabile caccia primaverile che non ci sarà mai, o un prolungamento di 10 giorni, 3 giorni a febbraio, no? Cosa interessa al cacciatore? Un abbassamento della sanzione su una qualche infrazione? Basta non fare l'infrazione, non è necessario abbassare la sanzione, perché il problema, il concetto è infrazione. Se c'è un'infrazione, ci vuole 10 euro o ci vuole 100 euro, sempre infrazione, no? C'è il principio morale, etico, no? Comportamentale. È lo stesso, non è che io commetto un'infrazione perché paio 10 euro, se ne paio 100 non la commetto. Mi seguite nel ragionamento? Io non la devo commettere per un fatto etico, sia che paio 100 euro, sia che ne paio 100, altrimenti mi sto prendendo in giro. È come dire istigazione a delinquere. Siccome se io rubo in gioielleria, alla fine un poliziotto se mancugna mi fa così, non lo faccio, allora continuo a rubare. Se invece mi va a in galera, ci penso un po' prima di effettuare il furto. Non esiste, anche da questo punto di vista, le associazioni venatorie devono svolgere una funzione didattica per disincentivare alla trasgressione. Ma in tutti questi anni che cosa è stato fatto? Io provengo da un ambito che si chiama Ragusa 2, no? Perché risiedo a Ispica. E Ragusa 2, un maresciallo Gaffo non fa sempre la testa tanta, perché ogni modo a volte è 2 anni, Pepe Ciotto di Scicli che hanno io su Ragusa 1, l'ambito molto ambito in Ragusa 1, perché non voglio il cacciatore, come ci si unisce. Allora, secondo io non sono di Guiglia, che cosa fa il solone di turno, il pensatore che pensa, vabbè, ora facciamo, unifichiamo l'ambito, stiamo unificando l'ambito, no? Abbiamo risolto il problema. No, vi ho preso soltanto in giro, perché non ho risolto il problema, perché tanto vero che sulla Ragusa 1, anche sulla Ragusa 1 in Guiglia sono niente. Si sta depauperando la fauna selvatica. Perché si sta depauperando? E perché su Ragusa 2 la fauna selvatica non c'è più da anni, Guiglia non c'è manco un cacapalo, quando, per chi conosce le zone, per chi conosce il Cava Salvia, Cava Marturina, Cava Ranni, anche se ora parte è diventata ZPS, era una mamma dei conigli, e ora non c'è più manco un cacapalo. Allora significa che qualcuno che doveva operare non ha operato per gestire i territori. Perché se su Ragusa 2 io avessi un coniglio, non è che mi sfuculasse il piede a fare la domanda di andare su Ragusa 1 o Catania 2 o quant'altro. Potrei restare benissimo sul mio territorio. Semmai, se volessi andare in altri ambiti, è perché voglio sperimentare un altro tipo di caccia, voglio conoscere altri territori, no? Voglio fare qualcosa di diverso, ma sta bene dove sono. Non c'è il problema. Allora, qual è il problema? Unificare gli ambiti? No, non è un problema. Perché? Legge 33, quella attuale, quella che vige ancora. Poi dai, come può chiedere? Che ormai la caccia si è chiusa, no? No, hai i cani, non puoi stare, un ottimista, un palazzo, dice in box, oppure di terrazze oppure attaccata da catini. Vogliamo un territorio dove poter portare questi cani a spazio, perché chi non può che non può nascere, gli altri che non ce lo possiamo nascere, perché siamo penalizzati. C'è messo un giubbino. Questo cane, vai per il piede. Invece c'è un territorio. Allora, velocissimamente questo problema, velocissimamente, prima che di sciogliere anche l'assemblea e prima che si sciolgano gli stomaci per piccare la questo è un altro problema grosso che mi darebbe il destro per parlare un'altra ora, ma abbiamo detto 2 minuti. Perché proprio nella riforma della 33, il disegno di legge, dicendo che non ha una visione organica, per quanto riguarda le zone geologiche non dice nulla, quindi lascia tutto fermo com'è. E com'è? E io ho sostenuto la tesi che bisogna che voi associazioni venatorie proponiate territori da destinare a zone di addestramento organico. Perché le zone di addestramento organico? Perché se voi proponete le zone, la ripartizione poi cerca di istituirle. Se lo fa l'iniziativa, la ripartizione, c'è sempre un cacciatore che dice mi è stato morto il territorio per dire a caccia, quindi è giusto che siate voi a dire. Detto questo, per fare una zona cinologica con l'attuale
sistema della 33 è più facile che a costruire un palazzo, però fai la zona geologica, perché è talmente complicato. Perché la 33 è dove bisogna mettere mano e riformare, ma il disegno di legge non lo ha previsto. Ecco.